in questo numero di Turismo Magazine. Emirates accelera sugli investimenti, Italia strategica. La storia di Leonardo in mostra al Mimit per Identitalia. Iago porta il suo bambino di marmo al Palazzo Reale di Palermo. Il sistema aeroportuale dello Stretto, convegno a Reggio Calabria. Emirates accelera sugli investimenti in aerei e nuove rotte per tornare ai livelli pre-Covid e l'Italia resta sempre un mercato strategico per la compagnia. Ne ha parlato Flavio Ghiringhelli, country manager per l'Italia di Emirates, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. Stiamo cercando di recuperare il terreno perduto nei due anni, tra virgolette, passati e quindi stiamo investendo naturalmente in logiche di aeromobili, nuove rotte e andare a dare una serie di servizi aggiuntivi a tutti i nostri clienti, ripensando un po' alla logica di quello che potrebbe essere il trasporto aereo del futuro. L'importanza dell'Italia per Emirates? Emirates considera l'Italia un paese strategico perché noi oggi siamo l'ottavo mercato più importante al mondo, il terzo in Europa. Quindi sicuramente abbiamo un'attenzione, direi particolare a questo mercato. Oggi operiamo con 41 frequenze settimanali, abbiamo 14 frequenze settimanali da Milano, quindi vuol dire due voli al giorno, due voli al giorno su Roma, un volo giornaliero su Venezia e sei volte la settimana su Bologna. Quindi stiamo veramente concentrando l'attenzione a questo mercato perché riteniamo che sia un mercato strategico per la compagnia. Oltre 100 aziende per un totale di 113 marchi di tutti i settori per celebrare i 140 anni dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi è la mostra Identitalia The Iconic Italian Brands, inaugurata a Palazzo Piacentini, sede del Ministero delle Imprese del Made in Italy. Lo scopo della mostra, curata dai professori Carlo Martino e Francesco Zurlo ed esposta fino al 6 aprile, è quello di valorizzare un patrimonio industriale, progettuale e materiale di inestimabile valore per il paese. All'inaugurazione ha preso parte tra gli altri il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso. È una mostra sull'identità produttiva italiana, ben consapevoli tutti che il passato è di fatto quello che ci ha consentito di essere i produttori di eccellenza globale e quello che ci indica la strada per nuovi frutti ancora migliori nei prossimi decenni. Tra le storie imprenditoriali di successo raccontate nella mostra anche Leonardo, che tra le principali aziende high-tech globali che opera nel settore dell'aerospazio, difesa e sicurezza, realizza soluzioni che contribuiscono allo sviluppo e alla protezione di persone e territori. Da oltre 70 anni Leonardo svolge infatti un ruolo chiave nell'ecosistema industriale nazionale e delle comunità in cui opera grazie a innovazioni fondamentali per la crescita economica e sociale. Un cammino che oggi, grazie alla digitalizzazione, pone Leonardo in prima fila anche nelle capacità d'osservazione e monitoraggio globale, protezione di persone e infrastrutture, simulazione e addestramento. L'arte di Iago arriva a Palermo. Un bambino di marmo bianco, rannicchiato in posizione fetale, è adesso posizionato al centro del cortile Macheda del Palazzo Reale, rivolto verso la Cappella Palatina, simbolo della convivenza tra culture e religioni diverse. Si tratta della celebre opera Look Down, un chiaro invito a guardare in basso, realizzata dal noto scultore italiano e voluta a Palermo dalla Fondazione Federico II. Il direttore generale, Patrizia Monterosso. C'è un grande artista che ha accettato di abitare Palermo con la sua opera fino al 3 giugno in un palazzo che è patrimonio dell'umanità e non a caso l'opera che ci invita a guardare in basso, questo è appunto il titolo, ci permette di sintonizzarci con un'arte che è una tecnica antica, rinascimentale, che richiede grande perizia, ma che è grande opera d'arte proprio perché ci mette in contatto con un patrimonio immateriale che è dato dall'umanità.
Look Down era stata inizialmente posizionata in Piazza del Plebiscito a Napoli durante il lockdown. Successivamente l'opera è stata esposta nel deserto degli Emirati Arabi Uniti, dove è stata anche vandalizzata, prendendo il nome di Look Here. A settembre 2023 il ritorno in Italia di fronte al Colosseo. Ora l'approdo in Sicilia. E io quando mi occupo anche, come dire, a livello di linguaggio, strumentalizzo molto la figura del bambino, perché attraverso quella non solo ci riguarda tutti quanti, ma possiamo dire molte cose, affrontare molti temi, no? E attira l'attenzione come immagini in modi diversi e con più potenza rispetto a tante altre immagini. E oggi è un momento di grande tristezza vedere che neppure la figura di un bambino, quell'immagine così sacra e inviolabile, invece diventa merce, no? Per le proprie mie. All'opening di Look Down, presente anche Gaetano Galvagno, presidente dell'Assemblea regionale siciliana e della Fondazione Federico II. Il futuro del sistema aeroportuale dello Stretto è stato al centro del convegno organizzato dalla Fondazione Magna Grecia a Reggio Calabria. In primavera partiranno da Reggio Calabria 8 nuove rotte, 5 internazionali e 3 domestiche attivate da Ryanair. Si potrà volare dallo scalo Reggino verso Barcellona, Berlino, Bologna, Manchester, Marsiglia, Tirana, Torino e Venezia. Il presidente della Fondazione Magna Grecia, Nino Foti. Il futuro, potremmo dire, inizia oggi. Il passato recente è un passato un po' triste, perché aver lasciato Reggio Calabria, l'aeroporto storico, dopo la pandemia per quasi 2 anni con un solo volo per Roma, mentre tutti gli altri aeroporti italiani si sono sviluppati, è stato un qualcosa di increscioso. Parlare di Reggio Calabria significa mettere Reggio in questa carrellata di tutti gli aeroporti del sud che hanno avuto un incremento importante. Allora ci auguriamo che quello di ieri sia un punto di partenza, ma soprattutto che ITA aggiunga altri voli, altrimenti tutto quello che è stato annunciato rischia di avere, come dire, una mano monca, perché il trasporto fra Roma e Milano, Reggio Calabria-Roma, dopo viene naturalmente sacrificato, e lì c'è il mercato che storicamente ha avuto ITA. Lo sviluppo dello scalo di Reggio Calabria è un argomento più che mai attuale se si vuole realmente parlare di prospettive di crescita di quest'area e non solo. Pietro Caldaroni, responsabile commerciale e relazioni istituzionali ITA Airways, e Antonello Colosimo, presidente di sezione della Corte dei Conti. L'approvazione del progetto esecutivo del ponte sullo Stretto di fatto collega l'isola alla terraferma, e quindi è un'unica ondata, un unico flusso di potenziali viaggiatori che deve trovare un sistema aeroportuale a Reggio Calabria degno di questo nome. Noi serviamo l'aeroporto di Reggio Calabria da e per Roma Fiumicino e Milano Linate, che sono i nostri aeroporti di riferimento, ma il nostro servizio non è un servizio punto a punto, perché poi garantiamo connessioni da questi due aeroporti, soprattutto da Roma Fiumicino, verso tutto il nostro network nazionale, internazionale e soprattutto intercontinentale.